Ciao raga, oggi è il mio compleanno. Oggi farò un sacco di cose molto interessanti e niente, vi farò magari vedere la mia giornata. Intanto vi faccio vedere il mio regalo di compleanno, cioè il mio, nel senso che me lo sono regalato io. Credevo fosse molto più facile. Oh yes. Armani Exchange. Questo è il mio regalo di compleanno. Vi farò un piccolo riassunto di come è andata la giornata di ieri, comunque con delle clip, perché ci saranno anche delle clip. Purtroppo mi sono scordato di registrare il pezzo più importante e faccio schifo. Niente, sono felicissimo di fare questo video perché sinceramente non provavo delle emozioni così da diverso tempo. E vi dico in primis che io odio i compleanni. Io odio i compleanni, le feste e tutto. Però devo dire che ieri non mi sono emozionato. O meglio, in parte sì. Però mi è piaciuto vivere la giornata di ieri. Io sono una persona eterna depressa, insomma lo sapete, ho sempre un po' delle deviazioni mentali che insomma io odio vivere. Odio vivere, insomma, si vede anche perché non sorrido tipo mai e quindi lo penso lo vedrete anche voi attraverso i video. Insomma, sono una persona che odia vivere. Ieri è stata una giornata bellissima, il mio compleanno. Non vivevo una giornata così da tanto tempo. Non che non provavo delle emozioni del genere, perché le emozioni sono normalissime, ma non ho provato questa emozione da dire cuore in gola. Però sono contentissimo della giornata. Ah, guardate che figata. Quanto spacca sta maglia. Mi hanno inviato dei nuovi prodotti. Mi hanno inviato questi calzini. Aspettate, vediamo se riesco a fare questa cosa. Mi hanno inviato i calzini. Mi sto per strappare. Sono bellissimi. E poi il cappellino. Grazie mille a Dolly Mart. Tra l'altro, questa maglietta spacca il culo perché col flash si illumina il logo. È bellissima. Non ve lo posso far vedere adesso, però vi metterò tipo un'immagine qui. Insomma, tralasciando questo, cosa ho fatto la giornata del mio compleanno? È stata una giornata abbastanza normale. Niente di particolare. Non vi aspettate. Oh mio Dio, festa di Fedez. Invito Dark Polo Gang perché ci ho firmato. A parte le battute stupide, davvero, che non hanno veramente un senso. Ieri mi sono svegliato, tra l'altro anche molto presto, per il mio compleanno. Volevo vivermi la giornata veramente tanto. Mi sono messo a fare un video, che è il video che avete visto ieri per Capo Plaza. Poi ho aspettato mio padre che arrivasse. Mi sono messo le scarpe nuove, quelle che le Air Force, insomma, per la prima volta, perché volevo rinnovarle il giorno del mio compleanno. Tra l'altro mi è scaduta la carta d'identità. Avrò una foto con le treccine probabilmente, bruttissimo, e c'è tipo un vecchio che mi guarda fuori. La prima cosa che ho fatto appena arrivato mio papà, a parte appunto terminare il video, è stata portare il mio nuovo orologio, il mio regalo. Questo è il regalo che mi sono fatto io. L'ho portato a far restringere, nel senso perché è fatto a maglie, si chiamano maglie queste. Praticamente ho fatto rimuovere due o tre maglie perché era veramente enorme. Io poi un braccino sega, cioè guardate, braccino sega. Quindi sono andato in gioielleria, tra l'altro non mi hanno fatto pagare nulla per levare due maglie. Le ringrazio comunque tantissimo perché era un piccolo gesto, però mi ha svoltato la giornata, mi ha presa bene fin da subito. Oggi guardate come mi vesto, tutto firmato, tutto figo. Non so se sono realmente solo io a pensare queste cose, però io veramente quando indosso le scarpe per la prima volta mi odio. Cioè, veramente mi odio perché non voglio che si rovinino, non voglio, perché ci sto camminando. Sì, sono pieno di complessi. Dopo aver sistemato l'orologio siamo andati all'Anima Sushi, è praticamente un sushi, abbiamo fatto dei giri per un centro commerciale, è un sushi molto buono della zona di Firenze dove sto io, mio padre voleva andarci da tanto tempo, quindi sono andato molto volte volentieri con lui. E poi dopo siamo andati a fare un giro ad un outlet di grossi marchi come può essere Gucci, Armani, eccetera. Sono andato a quest'outlet e c'erano veramente cose interessantissime, cose carine, soprattutto da Gucci. Volevo comprarmi una Polo e ci ho ripensato adesso, l'avrei voluta comprare. In realtà però avrei preferito comprare una felpa di Armani, era veramente fighissima e volevo comprare una felpa, però di felpe ne ho quintalate e quindi ho tralasciato anche quella. Insomma, tralasciando questo, in realtà io ero andato per Versace, volevo un anello bellissimo, ma non c'era la mia taglia. Insomma, è stata una giornata un po' sfigata, come al solito. Odio lo shopping, veramente lo odio, perché io sono sfigato quando vado a comprare le cose in negozio. Non le compro mai. L'uniche volte che vado in negozio proprio è quando vado, insomma, per marchi grossi, quando mi voglio fare magari, voglio comprarmi qualcosa di veramente bello, di marca o comunque stiloso. Io sono sfigato, non posso comprare le cose in negozio, è proprio vietato, devo comprare per forza su internet, quindi comprerò qualcosa di marca su internet se mi andrà. Vabbè, tralasciando questi discorsi inutili, insomma, siamo stati un sacco lì. Nel frattempo ci aveva raggiunto Melissa perché tornava
tornavo dall'università, quindi è venuta direttamente in là, ci avevo messo un botto a arrivare là. Dopo sono tornato a casa, ho comprato un po' di cose per la serata, ho comprato uno spumante, due birre, eccetera, eccetera, eccetera. Sono venuti degli amici da me, sono venuti i miei amici più cari da me, mancava qualcuno però niente di particolare. Ho offerto la pizza, mi sembra il minimo ovviamente, per il mio compleanno. E niente, la serata si stava svolgendo normale fino a quando appunto è arrivato il momento della torta e loro mi hanno regalato una torta veramente bellissima, tra l'altro buonissima, magari mi metto l'immagine qui, è una torta al pistacchio che adoro, me l'hanno fatta tutta insieme. Io non sono una persona parecchio legata alle cose materiali, un regalo nel senso, se mi avessero fatto un regalo materiale probabilmente non l'avrei apprezzato così tanto. Ringrazio i miei amici più cari ad avermi fatto un regalo del genere, anche una semplice torta che è sul momento, però mi è piaciuto veramente tanto. Cioè ero quasi imbarazzato, ero imbarazzato perché non me lo aspettavo e mi ha fatto veramente molto molto piacere, perché come ho detto a me importa il gesto, e vedere una torta con scritto auguri Damiano non la vedevo da veramente tanto tanto tempo, perché io odio i compleanni, non mi è mai piaciuto festeggiarli, e quindi mi ha fatto veramente piacere. Adesso tipo la pelle d'oca solo a ripensarci, non so se si vede, mi ha fatto veramente moltissimo piacere. È stato il momento più bello della serata, perché non perché mi hanno fatto un regalo, ma proprio perché ti senti vicino ai tuoi amici di una vita, e quindi sai che se succedesse qualsiasi cosa al mondo loro ci saranno sempre. Quindi grazie ragazzi, grazie, voglio fare questo ringraziamento pubblico, grazie. Poi è arrivato anche il mitico Biagiotti, come al solito in ritardo di 20 ore, e mi ha regalato, mi aveva, perché purtroppo non mi stava, una long tee della Champion che io adoravo, le guardavo proprio un giorno prima. Ho indovinato tutto tranne la taglia, perché era una M di merda, fanculo, e quindi dovrà cambiarla e me ne darà poi un'altra. Grazie comunque anche a te Biagio, che sei veramente fantastico. Poi niente, la serata si è svolta qui, abbiamo fatto un po' di stronzate, abbiamo giocato un po' a FIFA, abbiamo ascoltato un po' di musica, abbiamo fatto qualcosa con queste. E poi nulla, ci siamo divertiti, è stata una serata semplice e io adoro le serate semplici, perché mi piace molto di più fare una cosa nel mio piccolo con gli amici di una vita. Poi ovviamente arriveranno i festeggiamenti in cui mi spaccherò a merda, tipo questo venerdì mi spaccherò veramente alla merda o faremo un festino, però comunque sempre con la solita gente. Non mi piace, oh vieni te. Invitare gente ai compleanni così a caso, gente che non gliene frega un cazzo di te, magari viene pure proprio per farti un piacere, magari perché non ha un cazzo da fare, mi fa cagare. Preferisco invitare le persone che mi vogliono bene. Niente, nel frattempo abbiamo prenotato Amsterdam, tra risate e cose, niente, così. E voglio ringraziare anche voi, soprattutto voi miei iscritti, perché mi siete stati vicinissimi. Sono arrivati quasi 1000 messaggi tipo su Instagram di auguri da parte vostra. Sono veramente, mi sono veramente sentito diverso per un momento, mi sono sentito, detto cazzo, ma realmente c'è gente che mi pensa così tanto da farmi gli auguri. Anche un gesto piccolo, una cazzata, l'augurio è veramente una cazzata, però anche un gesto così l'avete fatto in tantissimi, di vostra spontanea volontà, ed è bellissimo. Grazie raga, voi vi inviterei veramente tutti alla mia festa di compleanno, vi inviterei tutti solo anche per fare una chiacchierata con tutti voi. Grazie davvero raga. Niente, questo era il mio compleanno, volevo semplicemente trasmettervi un po' le mie emozioni che ho provato. La giornata di ieri non è stato niente di eclatante, perché penso anche che il compleanno vada visto non come una giornata speciale, in realtà è una giornata come tutte le altre, soltanto che compi gli anni e è bella, cioè è bella, ti diverti un pochino di più, inviti gli amici, diciamo è una buona scusa per divertirsi, quello sì. Niente ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, un video semplicissimo, niente, semplice come me, e vi invito a lasciare un like, un commento e passare dai miei social, soprattutto Instagram e 21button.